Benvenuti Simmers, benvenuti al canale, io sono Mariscelle e oggi siamo nella challenge delle Supergirls. Eccoci qui ragazzi, eccoci qui. Finalmente siamo con una di loro, Gea. Ovviamente loro non sanno ancora di essere delle super ragazze o super vampire. Oh, lei sta criticando lezioni di sim snob. Gea è un sim snob. Questi sim amano criticare i lavori altrui e prediligono la compagnia di altri sim snob. Perché lei è un po' snob, effettivamente, ragazzi, è snob, sicura e veloce a imparare. E le piace anche suonare l'organo, diciamo che è una delle sue passioni, anche se non è molto brava. In più, come sapete, non ha ancora poteri vampireschi, quindi esercitati, forza. E diciamo che a Vlad questa cosa non va tanto bene. Dov'è Vlad? Io dico Vlad, ma credo che si dica Vlad, comunque non importa. Sta andando a preparare delle bevande, perfetto. Lei è ispirata, sta imparando velocemente. Sì, beh, effettivamente non è molto brava. Comunque, diciamo che a Vlad questa cosa non sta molto bene. Lui la vorrebbe una vampira vera e propria, come lui. Insomma, una vampira anche un po' diabolica. Non che Vlad sia proprio diabolico, però è un vampiro a tutti gli effetti. Vorrebbe che lei succhiasse il sangue dalle persone, insomma, non la vorrebbe una vampira buona e soprattutto senza poteri. Oh, lui sta allenando, molto molto bravo, complimenti. Intanto che fa? Ridi in modo maniacale. Vediamo i tratti di Vlad, solitario, amante della musica, malvagio e veloce a imparare. Lui è malvagio, ragazzi, accidenti. Vediamo i suoi poteri, lui è un gran maestro. E ha tantissimi poteri. Può lanciare un'allucinazione, creazione vampiresca, quindi trasformare gli altri in vampiri, ipnotizzare, signore delle tenebre, diventa più forte nelle ore notturne, sonno irresistibile, può addormentare le persone, e forma di nebbia. Acquisisci il potere di teletrasportarti ovunque come nebbia. E come diciamo debolezze ha stomaco avvizzito, quindi può bere solo sangue, sibilo incontrollabile alle orecchie, poi sonno dei non morti, in grado di dormire solo nelle bare, e aura non morta. E anche pelle diafana, credo, uno di tre però, quindi non tutti e tre. Ah, accidenti. Molto interessante, molto interessante. Lei sta aumentando. Complimenti. Complimenti. Oh, ragazzi, lei ha aumentato l'abilità di organo. Raggiunto il livello 2 di organo a canne. Ora Gea può strimpellare in cerca di ispirazione. Però è come diciamo il pianoforte. Intanto, lui sta venendo qui. Non sembra amichevole. Vedo qui cosa vuol fare. Vuole chiacchierare con Gea. Vediamo un po' cosa le vuole dire. Tobator? Baloo. La sta criticando. Eh beh, lui ce l'ha con lei perché lei non ha ancora poteri, quindi lui diciamo che l'ha creata, quindi è il padre in un certo senso, però ce l'ha con lei. Eh sì, eh sì. E Wisp. Ribanina. la Swaffa. respinge. Eh sì. Ne. Accidenti. No, lei non ne vuole sentir parlare di vampiri. Lei non ne vuole sentir parlare. Accidenti. Lui gli ha parlato di vampiri e lei non ne vuole sentir parlare. Quindi, sono irresistibile. Offri addestramento. Forse la vuole addestrare? Anzi, aspettiamo un po'. Lei ha bisogno di riprendersi da questa conversazione, secondo me. Magari la facciamo meditare, che è una delle cose che sa fare. Meditazione oscura. Perché non ha poteri, ma questo lo sa fare per forza, essendo lei una vampira. E lui è nervoso. Ah, perché lui è un solitario, quindi odia parlare con la gente. Direi. Guarda, puoi guardarlo? Sì, guarda. Impari qualcosa? O non impari niente? Non si sa. Dai, offrile un addestramento. Offri un addestramento, dai. Forza. Quebenhina?
Ok, lei accetta? Non ha accettato! Accidenti, è nervosa. Garnoosh Nahara Lui cerca says di I'm stewing a convincerla a mole. diventare una vampira a tutti gli effetti e lei non Roger! vuole. Lei proprio non vuole. Bonnie Trova Nana un terreno Fleasock! comune, perché si odiano adesso, quindi lei proprio non ne vuole sentir parlare. Uffa! Dai, Bowen Ingle! su, devi avere dei poteri come me, sei anche tu una vampira. Forza, forza. Ma lei niente. Fatti dare lezioni. Ah, però sta imparando qualcosina lei. Forza. Sì, le stai insegnando, le stai insegnando. Brava. Prova. Prova. Insomma, dai. Non è andata malissimo, forza, dai. Impara qualcos'altro? Dai, mostrale qualche tuo potere, Vlad, forza. Anche se lei non vuole saperne. Cosa sta facendo lui? Cosa sta facendo, ragazzi? Le ha causato allucinazioni. Accidenti. Penso che lei non lo gradirà. Penso che non lo gradirà. L'ha prima allenata e poi le ha causato delle allucinazioni. Intanto lui canta. Non gliene importa nulla. Ah, si sta esercitando a cantare, non ci posso credere. È assurdo, va bene. No, ma toglile. Scaccia allucinazione, assolutamente sì. Scaccia, forza. Oh, gliela ha tolte, però diciamo che lei è un po' innervosita da questa cosa. Ragazzi, è uscita di casa come pipistrello! Si è trasformata! Questo è il suo potere, trasformarsi in pipistrello! Non è venuta qui normalmente, non è scappata normalmente, tanto sta malissimo perché c'è il sole. Ma è uscita così, ragazzi, non ci posso credere! Oh mamma mia, ma adesso deve spostarsi, andiamo in un luogo chiuso! Ok, ragazzi, adesso lei è uscita di casa, è all'ombra, ma penso che stia bruciando lo stesso. Vai qui, anzi, vola, vola, prova, vola. È il suo potere, lei non sapeva di avere poteri e questo è il suo primo potere. Accidenti, ce la fai? Ok, non è morta, però sta malissimo, cioè è ispirata ma sta malissimo perché si è bruciacchiata. Vediamo, infatti, ha perso un sacco di energia ed è confusa per i suoi nuovi poteri, ragazzi. Ha bevuto! Si ritrasforma! Deve andare a scuola anche, vai! Vai, 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 vai a scuola, vai a scuola! E tanto brucia, vabbè. Ce la fai andare a scuola? Senza morire, intendo? Sì, ce la fa. Ok, lei è a scuola, ragazzi. Studia sodo, aspettiamo il suo ritorno. Intanto lui continua a suonare l'organo. Ed eccola qui, ragazzi! Vieni qui, vola qui per carità. Non morire, non morire. Accidenti, ha poca energia. Vai, vai. Benissimo. Ed è fiduciosa nonostante tutto. Come sta? Deve divertirsi. No, fai i compiti. Anche se è una vampira, devi fare i compiti. Ma ragazzi, abbiamo scoperto il suo potere. Dove vai a fare i compiti? Spero in casa. Sì, meno male. Tu aiuta, per piacere. Puoi aiutarla? Vediamo se può aiutarla. No, 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 non puoi.
Non puoi. Intanto lui sta cantando bellamente e lei fa i compiti benissimo. Poi direi di mandarla a dormire. Nella prossima puntata seguiremo Perla, ragazzi. Eh sì, abbiamo visto i poteri di Gea stavolta. Il potere di Gea, appunto, è questo: trasformarsi in un pipistrello. Sicuramente avrà anche altri poteri che non conosce, ma ha scoperto il primo, l'ha scoperto grazie all'arrabbiatura con Vlad. Ehi, Vladislaus, ci piacerebbe molto che tu entrassi nel club avanguardisti. Non credo che gli interessi, no. Non credo proprio. Bravissima, bravissima, forza. Fai i compiti. Oh, fatti. Il festival! Accidenti, in più è anche sera, inizia ad essere buio, però. Forza, finisci i compiti. Compiti finiti. Mettili nell'inventario, mia cara. Mettili là. Via, vai, corri. Forza. E c'è buio? Quasi buio, ragazzi. Quasi buio. Vai a dire a Vlad com'è andata. Vai, vai da Vlad. E comunica. Sfoggia poteri, ora puoi farlo, anche se ne hai pochi. Sinceramente, sei un po' carente di energie. Si sente un po' malino, lei. Forza, fagli vedere che sta iniziando ad avere dei poteri. Anche se lui in realtà è malvagio, lei forse non sa ancora se è malvagia oppure no. Sa solo che inizia ad avere dei poteri e quindi è contenta, ovviamente. Rimugina sull'essere vampiro, quindi inizia a rimuginare. E chiedi un addestramento, forza. Dice che s'annoia, s'annoia. E ti capisco, sì, ti capisco, dice lui. Certo. Certo che la capisci per forza, sei un vampiro millenario, tipo. Mi fai una lezione? Certo. Forza. Intanto lei sta imparando già con più verve di prima, ragazzi. È più convinta, la vedo più convinta adesso. Eh sì. È molto più convinta. Intanto fa buio. Ottimo, ottimo. Bravissimo. Insegnale. E lei sta crescendo. Guardate come cresce. Da vampiro inesperto a vampiro minore. Pian pianino sta crescendo, ma lei non riesce ancora bene. Non riesce e vuole scappare. Ed è scappata qui, ragazzi. Al festival! È scappata al festival, ma non credo che abbia buone intenzioni. No, 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 no. Penso proprio di no. Guardate quanta gente, guardate. Ora che ha scoperto che può bere il plasma, eh sì, penso che lo farà. Penso proprio che lo farà. Intanto sta malissimo. Guardate come sta male. Accidenti. No, 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 sta bruciando. Aspettate. Vampiro, meditazione oscura. Oddio. Sta morendo, il terzo grado, cerca subito un riparo. Ma come, c'è luce ancora? Ma veramente? Sta già morendo, vai qui. Aspettate. No, no, non meditare, vai qui. Forza, veloce. Corri. Via, 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 non bere, non bere, scappa. Scappa, scappa, scappa. 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 Accidenti. E ora medita. Forza, medita. Eh sì, è il minimo che può fare, meditare. Ma pensavo ci fosse buio, ho visto buio io. C'è buio. Stava bruciando col buio, ragazzi. Ah, intanto se ne va. Sta malissimo, si deve divertire. Ma intanto sta andando da qualche parte. Cosa è successo? Non ho capito cosa è successo. Si è trasformata. Oh, accidenti. Mentre beve, ragazzi, si rigenera. Accidenti. Però, certo, non si diverte in realtà. Caspiterina. L'hanno vista. Sta rischiando grosso perché la gente la vede, eh. La gente la vede. Corri a casa. Via, via, via. Ed eccola a casa. Direi di mandarla subito, subito a dormire. Qui, vai, dormi. Corri, dormi.
Hai combinato abbastanza danni, direi. Eh sì. Diciamo che come prima trasformazione ha combinato abbastanza danni. L'abbiamo vista trasformata. La vedremo meglio in futuro, ragazzi. E direi che con questa puntata ci possiamo fermare qua. Nella prossima puntata vedremo Perla. Quindi mettete un bel like se vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, anche al canale di Facebook e di Instagram che vi lascio in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!